come l'innovazione ha cambiato il rapporto con il consumatore nel settore web. Ma l'innovazione di fatto sta modificando la struttura dei rapporti tra consumatori e imprese, e cambia anche il rapporto tra consumatori. Il web è una eccezionale risorsa di confronto tra consumatori anche sui prodotti e sui servizi che offrono le imprese, e quindi sta rendendo più orizzontali i rapporti, e quindi da questo punto di vista rende anche, può essere utile a rendere più le scelte più consapevoli per i consumatori stessi in quanto operatore economico. E quali sono le cose da non credere nel settore web? Ma sicuramente le cose da non credere nel settore web è che ci sono tantissime forme di resistenza al cambiamento, anche nel nostro paese, e ci sono però anche, e c'è anche da non credere il fatto che molti non si rendono conto che dietro il web c'è un'industria. Un'industria che è fatta di infrastrutture, di servizi, di persone che lavorano, e che è un'industria che ha dei costi. E purtroppo invece il web un po' ci induce a pensare che è tutto gratis, invece non è per nulla così. E ciò che ci viene proposto in modo gratuito lo paghiamo, e lo paghiamo con i nostri dati. Il tema dei dati nell'economia, secondo me, diventa sempre più centrale. Grazie mille. Grazie, Sergio.